Leggiamo: ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale, tratta da Satura, sezione Xenia II. E questo quindi sta a indicare come questa poesia faccia parte di quella piccola raccolta di Xenia che poi è confluita nella raccolta principale di Satura. Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Questa poesia è riferita a Drusilla Tanzi, la moglie morta nel 63, questa poesia quindi è stata scritta pochi anni dopo questa perdita. Ho sceso milioni di scale, verbo scendere in un senso transitivo, dandoti il braccio, quindi sempre comunque a fianco, tu sei stata a fianco a me, senza pretese. Abbiamo detto prima che era un rapporto un po' particolare quello fra i due. Almeno un milione di scale, un milione di scale è un'iperbole, come sta a indicare? Ho passato tutta la vita con te, ma l'ha reso con questa esagerazione, se vogliamo, del milione di scale. E ora che non ci sei, il vuoto ad ogni gradino, la vita non ha più senso senza di te, la vita senza la moglie, senza Drusilla Tanzi, non ha più senso. Ecco il tono elegiaco, del lamento, della preghiera e della consolazione, ma qui soprattutto direi del lamento, l'intimismo, cioè che esprime qualcosa di estremamente personale, non esprime più qualcosa che si imponga agli altri uomini, ammesso che le poesie di Montali prima avessero un messaggio che doveva essere condiviso da altri uomini. È un'esperienza personale. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Notate l'antitesi fra breve e lungo. È il viaggio compiuto insieme nella vita, evidentemente. È stato lungo perché siamo stati sempre insieme, ma breve perché il tempo è passato rapidamente e la vita si è dileguata in un attimo. Il mio dura tuttora, il mio viaggio, la mia esistenza continua, io continuo a vivere, né più mi occorrono le coincidenze e le prenotazioni. Continuando la metafora del viaggio, non sono più necessarie le coincidenze e le prenotazioni, nel senso che questo viaggio non lo sto più compiendo accanto a te. Quindi mancano certe condizioni che ci hanno accomunato, queste coincidenze. I momenti della vita compiuti insieme con te non ci sono più. Le trappole, gli scorni. Ecco, notiamo che tutto ciò che caratterizza la vita è considerato una trappola e anche uno scorno, umiliazione che si prova davanti a una sconfitta, a un fallimento. In effetti la vita è fatta di tante delusioni, di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Attenzione, le delusioni soprattutto se una persona crede che la realtà sia quella che si vede. Ecco, qui direi che è espresso in modo estremamente diretto il suo antipositivismo, cioè la sua critica nei confronti di chi pensa che la realtà sia solamente quello che si vede. Noi che abbiamo letto la poesia forse un mattino andando in un'area di vetro, abbiamo ben chiaro questo concetto, cioè che per Montale tutto ciò che si vede potrebbe essere un'illusione. Allora, chi si illude che la realtà coincide con quella che si vede, quindi chi ha una posizione positivista, scientista, pensa che si possa accertare tutto, toccare tutto con le mani, vedere tutto con gli occhi, dimostrare tutto con la scienza, spesso viene disilluso, viene contraddetto, meglio, viene contraddetto dalla realtà. E questo causa questi scorni, queste umiliazioni. Non è possibile ridurre tutto a ciò che è sperimentabile, anche se questo non vuol dire che automaticamente ci sia una realtà metafisica determinabile, al di là della fisica. Lui intuisce che ci possa essere questo qualcosa al di là della fisica, un imprevisto, un mistero, ma non lo definisce. Ecco perché qualcuno ha parlato, a proposito di Montale, di metafisica laica. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più,
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. Riprende all'inizio della seconda strofa, l'inizio della prima, invertendo alcuni elementi, sintagmi, riprendendo comunque l'iperbole, anzi mettendola ancora in maggiore risalto, l'iperbole dei milioni di scale. Le ho scese non perché con quattro occhi forse si vede di più rispetto a due soli. Io ho sceso queste scale, quindi ho vissuto la mia vita accanto a te, perché sapevo che tu eri quella che meglio riuscivi a capire, ad affrontare la realtà. La moglie sapeva vivere nel reale assai più di Montale stesso, anche se le pupille di Drusilla Tanzi erano offuscate dalla miopia. Io accanto a te avevo una compagna che vedeva meglio di me. Adesso non ci sei neanche tu. Ecco, quindi la visione sconsolata della vita una volta che è mancata anche la moglie. Si trattava di una presenza che aiutava il poeta, anche lei comunque non è la Clizia. Mosca non è Clizia, cosa vuol dire? Vuol dire che la moglie non era una che l'avrebbe portato verso una verità, verso la risoluzione di tutti i problemi, avrebbe portato a cogliere il mistero della vita, il senso della vita. Anzi, era una mosca, quindi c'è una che vede male, no? Vedeva male, era miope. Tuttavia, malgrado ciò, riusciva ad affrontare la vita, sapeva vivere nella realtà meglio di lui ed era una buona compagna per lui. Non si tratta comunque di qualcosa di disperante. La mancanza della moglie non è disperante, anche perché, tra virgolette, abbiamo visto che era un rapporto un po' strano comunque quello fra i due. Senz'altro però è un'ulteriore desolazione quella della mancanza della moglie, che si affianca a tutte le altre amarezze che hanno costituito la vita, l'esperienza esistenziale di Eugenio Montale. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.